Per costruire un aquilone ci vogliono diversi materiali e diverse tecniche. Allora, è difficile trovare il materiale per fare certi aquiloni, per quello se uno vuole fare un aquilone semplice può cominciare con la carta, deve trovare una forma che è simmetrico in modo che vola. Ci sono tanti libri o può trovare facilmente anche su internet diversi modelli per costruire. Io consiglio di cominciare con un aquilone che è abbastanza semplice, usando bacchette di bambù o di legno e piano piano andare a fare le strutture più complicate. Ci sono tre punti fermi per fare un aquilone che vola bene, che sono essenziali per fare un aquilone che vola bene. Allora, primo punto è il peso dell'aquilone. Il peso, se è troppo pesante, non importa quanto forte è il vento, non si alza l'aquilone. Secondo è anche il vento. Se il vento è troppo debole, non va su. Per quello deve avere anche il rapporto giusto tra il vento e il peso dell'aquilone. Si può far volare un aquilone che è leggero quando il vento è leggero, più pesante quando il vento è più forte, per esempio, no? E l'altra importante è la briglia, l'angolo dell'aquilone. È troppo indietro, piatto, non si alza. Se è troppo angolato, va giù. Per quello, se ha l'angolo giusto, sale. E dopo c'è la briglia, il filo che li tiene quell'angolo, non muove avanti e dietro, no? Differenza dell'aeroplano, l'aeroplano ha suo movimento con i motori che spingono davanti. E questo non è lo stesso modo di far volare aquiloni, perché l'aquiloni non ha una spinta dal polso, è vento che spinge indietro e l'angolo che va a salire. La cosa più importante per i bambini, soprattutto oggigiorno, che loro non sono abituati a usare le mani per costruire. Per quello è importante quando cominciano a costruire, hanno un'altra sensazione, no? In senso che fanno qualcosa di loro. Fanno loro questo aquilone. Noi aiutiamo. La più grande soddisfazione che ho avuto quando ho fatto un bambino un aquilone, siamo andati fuori a far volare, è arrivato uno e chiesto come mai questo aquilino vola così bene, ho detto perché ho fatto io. Questa è la cosa, che loro fanno qualcosa che piacciono, ma anche vola come un aquilino. Quella è la grande soddisfazione di costruire qualcosa. Io ho appena finito di costruire un aquilone che è tipico mio, si chiamano mille piedi, dragoni basato sui dragoni cinesi che hanno una testa davanti con tanti pezzi. Però io metto un po' diverso. Quest'anno ho fatto Giro d'Italia, che è una gara di ciclisti molto famoso, e avevo fatto 58 aquilonisti con un arrivo davanti. Ogni pezzo è bambù piegato nella forma del ciclista e dopo è dipinto e messo insieme. Sono 58 diversi tipi di ciclisti e dopo, quando sono messi insieme, fanno un aquilone.